La Calabria. La Calabria è una regione dell'Italia meridionale. Confini: nord Basilicata, a sud c'è il Mar Ionio, a est c'è il Mar Ionio, a ovest c'è il Mar Tirreno. È la decima regione più grande d'Italia. In Calabria prevalgono le colline e le montagne. Tuttavia, vi è anche una piccola parte di pianura. Riguardo alle zone montuose, ricordiamo l'Appennino Calabro, che comprende i rilievi montuosi della Sila, e ricordiamo anche l'Aspromonte, più a sud, e a nord il massiccio del Pollino, nel quale vi è la cima più elevata della Calabria, che si chiama Serra Dolcedorme, alta 2267 metri. La Calabria fu la Magna Grecia per eccellenza, infatti in Calabria i Greci fondarono importanti città come Sibari, Locri e Crotone, nei pressi della quale, nella località di Capo Colonna, si trovano ancora oggi i resti del famoso tempio di Era Lacinia. La Calabria è quasi interamente circondata dal mare e le sue coste sono prevalentemente alte e rocciose, dove c'è il Mar Tirreno, e prevalentemente basse e sabbiose dalla parte del Mar Ionio. In Calabria nel Medioevo arrivarono anche i Normanni, che costruirono molti castelli nella regione. Questo che vedi è il castello che si trova nel paese di Squillace. Da dove venivano i Normanni? Dal Nord Europa. Il clima è mite sulle coste, con estati solitamente calde e asciutte. Nelle zone interne d'inverno si verificano anche abbondanti nevicate. Il capoluogo è Catanzaro. Tra le altre città ricordiamo Cosenza, Reggio di Calabria, Crotone e Vibo Valentia, che si scrive Valentia, ma si legge Valencia. Economia. Settore primario, ricordiamo la produzione di un agrume, il bergamotto, la coltivazione della cipolla rossa e delle piante d'olivo, produzione di olio d'oliva e allevamento di ovini e caprini. Settore secondario, piccole industrie chimiche e siderurgiche, artigianato, produzione di vasellame. Settore terziario. Turismo balneare e turismo invernale in diverse zone di montagna, turismo nelle città di interesse storico e nei luoghi della Magna Grecia.